Sia consueto appuntamento e gradito con Solidarietà Veneto di inizio mese. Allora, saluto e ringrazio per essere intervenuto il direttore Paolo Stefan. Buongiorno, direttore. Buongiorno Claudio, primo aprile, dunque vorrei dire a tutti che non è uno scherzo, siamo qui sul Ah, serio, ecco. esatto, ci siamo e parliamo di cose vere, non astratte, voglio dire, gli scherzi li lasciamo sì, ma in un altro momento, qui si parla Infatti. delle nostre tasche, quindi non sono sogni oppure scherzi. Allora, direttore, ma mi dica un po', noi nelle ultime volte parlavamo, ok, di pensioni, di investimenti, di finanza. Allora, potremmo essere portati a pensare che voi siate una società magari oppure un ente con scopo di lucro, cioè io vi do i vostri soldi, voi mi fate guadagnare, ma pure voi guadagnate. Allora, è così oppure no? Com'è strutturata? Adesso so che è una domanda piuttosto complessa, conto nelle sue capacità di sintesi. E voi, dirigenti, come siete nominati? Ma allora, anzitutto quando tu dici qualcuno potrebbe avere un utile, un vantaggio, diciamo così, dall'attività che sviluppa il fondo pensione, sì, in effetti qualcuno ha un vantaggio. Ma questo qualcuno sono proprio gli associati, perché in effetti il fondo pensione negoziale si configura come un'associazione senza scopo di lucro, quindi l'obiettivo è quello di massimizzare il vantaggio dal punto di vista dell'efficienza per chi versa le proprie contribuzioni al fondo, quindi tutti gli associati. Immaginatevi che il patrimonio del fondo, i quasi 2 miliardi che abbiamo in gestione, non sono altro, più o meno, che è la somma di tutte le contribuzioni versate dai 120.000 iscritti, che pro quota sono, possiamo dire in maniera magari impropria, sono i proprietari veri del fondo stesso. Quindi il Sì. capitale che noi andiamo a remunerare sono proprio i tanti lavoratori che ci hanno dato fiducia affidandoci proprio il loro futuro. Quindi ecco, questo meccanismo associativo si traduce molto spesso in capacità contrattuale, capacità di andare a contrattare con le banche, con le assicurazioni, prezzi più bassi per la gestione delle proprie risorse, e deriva proprio dalla natura giuridica, diciamo, del fondo, che è appunto un'associazione senza scopo di lucro, cioè non c'è un terzo, un qualcun altro che ci guadagna, se non gli associati stessi. E mi dicevi Claudio, chi governa, chi rappresenta? Beh, diciamo, il fondo è amministrato da un consiglio di amministrazione che viene eletto ogni 3 anni, e questo consiglio di amministrazione è eletto a sua volta dall'assemblea dei delegati, cioè di quei soggetti che sono stati appunto eletti dai lavoratori e dalle aziende dall'altra parte, che li rappresentano nella gestione del fondo, portando avanti le loro istanze. La domanda naturalmente cade a fagiolo, come si dice, perché proprio in queste settimane sta avendo luogo la fase elettorale, quindi il rinnovo delle cariche assembleari che si ripete ogni 4 anni. Ah, ok. Quindi tutti possono votare, cioè praticamente gli iscritti, se ho capito bene, gli iscritti a Solidarietà Veneto eleggono i propri delegati, i quali poi eleggono voi, giusto? Quindi tutti possono farlo, ma l'elenco dei candidati delegati com'è reperibile? Insomma, viene data comunicazione a Sì, vostri iscritti? Come si fa? diciamo, nei giorni scorsi tutti gli associati hanno ricevuto dal fondo una comunicazione, chi tramite email, chi tramite posta. Ecco, qui sulla posta dovremmo aprire una parentesi, quindi l'auspicio nostro è quello che si possa disporre nel tempo dell'email di tutti gli associati per evitare le spedizioni cartacee, che naturalmente costano, e non è che costino, costano proprio agli associati stessi, dato appunto che siamo un'associazione. Ad ogni modo, i lavoratori hanno ricevuto la comunicazione con la quale sono invitati a votare, ad accedere al sito del fondo. C'è un'area riservata costituita appositamente, vi si accede con un codice univoco, e all'interno di quest'area troveranno i candidati dei rappresentanti dei lavoratori che, tra l'altro, ho visto in queste settimane tramite i social network stanno facendo campagna elettorale, chi magari collegato ad una sigla sindacale, chi all'altra Sì. sigla sindacale. È anche, devo dire, un momento interessante perché si confrontano modi diversi di intendere magari la previdenza e anche il rapporto con i lavoratori. Quindi ben venga, ecco, mi piace questo confronto perché Ah fa sì. conoscere le persone e uno può scegliere naturalmente. Quindi ecco, invito tutti quelli che hanno ricevuto la lettera a
ad entrare nel nostro sito, ad accedere all'area riservata e a votare, perché la capacità, la forza di essere un'associazione e di essere anche efficaci nel lavoro che facciamo viene soprattutto da questo momento qui. Dopodiché l'Assemblea eleggerà il Consiglio di Amministrazione, questo accadrà tra un anno. Nel frattempo io e gli altri dipendenti, noi siamo dipendenti, non siamo eletti, non siamo eventualmente assunti o licenziati. Meno male, perché non volevo fare una campagna elettorale impropria verso pro Paolo Stefano, insomma. No, per l'amor di Dio, non sia mai. Ecco, no. Ma mi dica, direttore, ci sono le scorse elezioni delle percentuali di afflusso alle urne? So che sono passati adesso alcuni anni, logicamente, ma cioè quanti hanno votato in percentuale? Rispetto agli iscritti, cioè per capire un po' la partecipazione, anche il coinvolgimento degli iscritti a Solidarietà Veneto. Onestamente non ricordo con esattezza le percentuali di 4 anni fa, ma certo, posso dire che dal nostro punto di vista sono sempre troppo pochi, cioè il lavoro che si cerca di fare per spingere i lavoratori a votare è sempre insufficiente. Vado al passato remoto, quando il voto si svolgeva via posta o addirittura aprendo gli sportelli, i seggi nelle aziende, ecco, allora lì la partecipazione in fondo era più piccolo, era più profonda. Quindi lo sforzo per cercare di mantenere un legame, anche quando i numeri non sono più quelli di 20 anni fa, è molto forte. Tra l'altro poi, sottolineo, adesso è in corso il voto e si chiuderà proprio mi pare entro una settimana, non ho davanti adesso le date, mi pare il 7 aprile, ci sarà anche il voto dei rappresentanti delle aziende e questo sarà gestito appunto dalla parte datoriale per arrivare alla fine. Ecco, confermo intanto che è il 7 aprile, l'ultimo giorno, okay. Quindi, come dire, accorrete numerosi. L'assemblea sarà composta alla fine da 200 delegati, 100 rappresentanti dei lavoratori, 100 rappresentanti delle aziende, in chiave di bilateralità. Non ci sono in questo caso compensi di nessun tipo, un'attività del tutto volontaristica ma molto importante per tenere il legame appunto con gli iscritti. Beh, io allora auspico, direttore, alla luce di quello che ci ha detto, cioè che siete un ente senza scopo di lucro e tutte le altre motivazioni, che l'afflusso alle votazioni per i delegati sia chiaramente massiccio, e ne sono convinto. Senta, direttore, ma riguardo un pochettino, mi permette di fare un attimo un passo indietro. Lei diceva che non avete scopo di lucro, ma eventuali utili, ci possono essere degli utili, e se sì, come eventualmente vengono reinvestiti a fine anno? Stiamo parlando della gestione, diciamo, amministrativa. Sì, esatto. Beh, diciamo che tendenzialmente lo scopo del gioco per noi è cercare di raggiungere la parità di bilancio ogni anno. Ecco, il mio mestiere che ho fatto proprio nelle scorse settimane è quello di predisporre il budget, un budget difficile anche quest'anno in ragione dell'andamento dell'economia, per assicurare che le entrate, il denaro quindi che viene richiesto agli iscritti e ai lavoratori, sia pareggiato dalle spese che vengono programmate, che non ci siano in squilibri. E in tanti anni che sono qui, ma anche prima, siamo sempre riusciti con grande precisione a rispettare questo equilibrio. Mettiamo caso che in un anno capiti una sopravvenienza oppure qualcosa vada meglio del previsto, qualora ci dovesse essere un avanzo di bilancio, ci sono due possibilità: o questo lo si sposta l'anno successivo e fa un'entrata, diciamo, a nuovo, oppure viene semplicemente redistribuito tra gli iscritti. Ma per le cifre che ho visto in passato si tratta di avanzi di dimensione piccola, insomma, ecco, per quello che ci riguarda. L'obiettivo, il far bene il lavoro, vuol dire centrare le cifre in previsione. Ecco. Esatto, e far fruttare adeguatamente i risparmi dei contribuenti. A proposito, come rendimenti come siamo, direttore? Ci aggiorna rispetto al mese scorso? Ci sono sempre incertezze qua, la guerra, l'inflazione, sì, la deflazione? Ci dica, come sta andando? Allora, velocissimamente, sì, perché non abbiamo ancora naturalmente i valori quota di fine marzo, ma dopo una forte caduta che ha trovato il suo apice negativo fra il 9 e il 15 di marzo, poi i mercati sono risaliti e, insomma, toccando tanto ferro o legno a seconda delle tradizioni, insomma, pare che qualche spiraglio positivo si cominci a intravedere. Speriamo bene, non voglio fare naturalmente previsioni. Ecco, l'elemento invece che rimarrà incisivo per le prossime settimane, i prossimi mesi, è il rialzo dei tassi che si riverbera nel breve periodo sul valore dei titoli obbligazionari,
ma in prospettiva ci dà la possibilità di guardare, ecco, ai comparti obbligazionari con maggior appetito, perché se fino a 3-4 anni fa avevamo a che fare con dei comparti obbligazionari che in prospettiva non rendevano niente, adesso chi comincia a investire da quel lato un pizzico di aspettativa in termini di rendimento la trova preziosa, naturalmente, per controbattere l'inflazione anche. Senta, sì, inflazione, il dato di fatto è che adesso per tutti i contribuenti si avvicinano le scadenze fiscali, allora il pagamento delle tasse, come funziona? Sappiamo che c'è una quota detraibile, no, dalla dichiarazione dei redditi, per la certificazione, come fate voi? Bisogna richiederla, la inviate direttamente in email, come siete allora organizzati? Diciamo, beh, anzitutto gli iscritti che hanno fatto versamenti al fondo pensione per il tramite della busta paga non hanno nessun tipo di incombenza fiscale. Diversamente, chi invece avesse fatto dei versamenti tipicamente a fine dell'anno, sì, come bonifico, tipicamente accade per quanto riguarda i soggetti fiscalmente a carico, ecco, deve ricordare di portare al proprio commercialista o al CAF che ha incaricato per la dichiarazione dei redditi le contabili dei bonifici effettuati, e noi abbiamo già mandato in realtà una settimana fa circa la comunicazione per posta oppure per email, nel caso in cui si disponga dell'indirizzo mail, la comunicazione che ricorda, diciamo così, a ciascun versante la somma che ha versato e la possibilità di andare in dichiarazione dei redditi a dedurre dal reddito la somma versata per recuperare la fiscalità. Quindi spedizione già avvenuta e tutto a posto. Senta, invece se ne parla magari anche un po' poco, il prospetto delle prestazioni pensionistiche, allora voi come le comunicate ai vostri iscritti, direttore? In effetti questo qui è un periodo in cui stiamo martellando i nostri iscritti con una comunicazione dietro l'altra, non odiateci per favore, è proprio per tanto per rispettare la normativa, ma anche per mettere tutti nelle condizioni di presidiare con accuratezza la propria posizione individuale. Allora, il cosiddetto prospetto delle prestazioni pensionistiche lo potremmo chiamare in maniera gergale, impropria, l'estratto conto annuo che fotografa la situazione del fondo pensione al 31 di dicembre dell'anno precedente. Okay. Un documento nel quale ciascun iscritto può trovare le contribuzioni versate, i rendimenti maturati, i costi, la composizione anche del comparto in termini di azioni, obbligazioni, oppure anche la composizione, se uno ha scelto, che ne so, il multiprodotto, la composizione fra comparti, il simulatore della pensione che potrebbe uscire in ragione dei versamenti effettuati, le somme versate come premio e così via. Ecco, diciamo che questo documento consente anche a chi non è, come dire, avvezzo all'utilizzo delle app che rendono immediata, tempestiva la visibilità del fondo pensione, consente di farsi un'idea una volta all'anno. Ecco, da questo punto di vista la grande raccomandazione, faccio due raccomandazioni. Allora, dopo la consegna degli estratti conto, del prospetto delle prestazioni, molto spesso siamo chiamati nelle aziende per delle assemblee che spiegano i contenuti in termini generali. Ora, siccome probabilmente anche il Covid ci dà un po' di respiro, sarebbe proprio nel nostro desiderio poter essere nuovamente nelle aziende. Quindi, cari lavoratori, cari ascoltatori, siamo a vostra disposizione, chiamateci. L'altro appello lo faccio agli aderenti contrattuali, agli aderenti cosiddetti contrattuali dell'artigianato, sono circa 50.000 e versano al fondo somme molto piccole. Con la consegna dell'estratto conto, del prospetto, possono vedere qual è la loro situazione. Riceveranno questo prospetto tramite carta, perché nella grandissima parte dei casi non disponiamo di indirizzi email. Allora, se siete dei lavoratori dipendenti di una pasticceria, di un panificio, di una maglieria, artigiani qui nel Veneto, 99 su 100 con ogni probabilità siete iscritti a Solidarietà Veneto, avete un contatto con il fondo pensione più diffuso del Veneto, cogliete questa occasione per mettervi in contatto con i consulenti del fondo affinché si possa servirvi nella migliore delle condizioni, darvi rispetto al fondo pensione anche qualche opportunità in più magari fino ad oggi non utilizzato. Esatto, per mettersi in contatto con voi questi dipendenti, quindi come devono fare? Devono entrare nel sito, mandare un'email con le app?
come possono tutto fare? Aperto. Un'email tutto va aperto. Benissimo, una telefonata va anche bene pure quella. Naturalmente abbiamo i nostri sportelli in giro per i territori che possono essere approcciati anche per il tramite del nostro centralino qui a Mestre. Naturalmente anche le parti istitutive di rappresentanza dell'artigianato, datori e lavoratori talvolta costituiscono un interessante e utile ponte con questo mondo molto ricco, molto, molto numeroso, anche che è quello dei lavoratori dipendenti dell'artigianato. Senta direttore, io non sono molto avvezzo agli strumenti informatici, no? O meglio a delle terminologie che essendo fuori dal mondo, dai tecnicismi, diciamo così, finanziari e previdenziali, quindi capisco forse poco. Voi che chiaramente spiegate in maniera efficace e chiara, ma se io proprio non dovessi capire quello che è scritto sul prospetto delle prestazioni pensionistiche, ovvero non mi è ben chiaro la mia situazione contributiva, come posso fare? Posso scrivere un'email, alzare il telefono? Voglio dire, lei auspicava giustamente dei ritorni in azienda, no? Per delle assemblee, ma nel caso io non riuscissi o volessi magari cambiare anche quello che è il mio profilo previdenziale con voi, come posso fare? Spero proprio davvero che il prospetto delle prestazioni induca ciascun iscritto a fare le riflessioni che tu hai ipotizzato e che dunque ci contatti per telefono. Naturalmente i recapiti telefonici, mail e di sportello sono tutti indicati nello stesso prospetto che il lavoratore ha ricevuto, quindi è abbastanza facile individuarci, intercettarci e che possa manifestarci ogni tipologia di quesito, di dubbio, affinché lo si possa risolvere assieme relativamente alla parte finanziaria, contrattuale, fiscale o quant'altro. Siamo davvero a disposizione e vorremmo cogliere con efficacia questo momento, così come accade ogni anno da tanti anni, insomma. Mi permette un'ultima riflessione, direttore, mi ha fatto particolarmente piacere e riprendo questo punto perché voglio evidenziarlo, il ritorno all'assemblea, il contatto con la gente, ci siamo un po' disabituati, anche per voi è importante, siete la natura del fondo, è il fondo della gente, quindi anche il dialogo, il capire le esigenze per lei e per voi è importante? Beh, per me personalmente sì, perché tra l'altro lo sento anche proprio dal punto di vista personale, ma non voglio personalizzare questa questione o questa conversazione. È chiaro che il Fondo Solidarietà da sempre fa del contatto anche a tu per tu con gli iscritti un elemento di forza. Abbiamo imparato in questi 2 anni a gestire le comunicazioni online, così come i nostri figli hanno imparato a fare le lezioni in DAD, ma così come mio figlio preferisce andare a scuola e incontrare i suoi compagni, noi crediamo che anche professionalmente sia meglio un incontro di persona attraverso il quale si possono cogliere sfumature che magari la tecnologia non sempre ci consente di apprezzare. Direttore, siamo in conclusione, la ringrazio moltissimo per queste utili informazioni che ci ha dato, le rinnovo l'appuntamento per il mese prossimo, le auguro buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. Grazie Claudio e un saluto a tutti gli ascoltatori, al prossimo mese. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da CoDiP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.